Repubblica è finita, è cominciato l'impero. Io sono, scusate, sono il vostro nuovo, vorrei dire padrone, ma questa parola non so perché c'ha sempre un'accezione negativa. Diciamo, sono il vostro nuovo papà. Ecco, sono un papà severo, ma non cattivo. Come sapete, è l'imperatore Silvio Berlusconi. Che venimo a sapere. Certo, senza dare pagelle, senza salire in cattedra, bisognerebbe che certa informazione usasse più prudenza, non dico l'informazione in generale, ma certamente più prudenza, perché il garantismo deve restare un principio irrinunciabile. Quando c'è un'inchiesta di questo genere, che coinvolge anche altre persone, qualunque esse siano, di serie A, B, C, D, non importa, attendere prima di gettare fango, che poi è sempre difficile farlo dimenticare. Eccoci su due piedi, io sarei liquidato, ma vittima sai tu, financio sbagliato. Se un uomo tradisce, tradisce a metà, per cinque minuti e non ne eri più qua. La legge che avete fatto voi prevede di dare una buona uscita, un tozzo di pane e mandare via. Quelle che noi diciamo, se tu, caro datore di lavoro, hai preso una decisione illegittima, tu devi reintegrarlo questa persona, perché non è uno scarto di magazzino, è una persona che ha un cuore che batte, una famiglia che canta. Lo capisci? Dovrete affrontare anche il tema degli esodati. Sì, ci sono un sacco. E chi sono? Ma ci sono un sacco di chi parole. Chi sono? Ci sono un sacco di parole strane in questa riva, esodate, aspi. Dovremmo metterci testa a studiare prima di poter decidere. Anche lei studia. Dunque. Qua. Uno. Due. Quello fisso dov'è? Sopra o sotto? Quello fisso è sopra. No, è sotto. Ok, uno. Dai, e due. My confident hope is that this is a near. Spero e sono convinto che questo sarà un anno di trasformazione per l'Italia. Oh. Ma perché fai queste cose? Grazie. Ma non lo puoi fare. Lo devo fare per forza. Ma non lo puoi fare. Il gas è finito, la bombola è vuota. Io arrivo qui al mattino, mi trovo così guardato col sospetto. Passo per uno che ricicla. E oggi non l'hai chiamato, non hai provato a chiamarlo? Chi? De Bortoli. No, guarda, volevo scrivergli due righe, sì. Ma mi sono limitato questa volta ad andare per vie legali, perché tu devi pensare che De Bortoli, sì, 9 mesi prima che io fossi indagato per la storia delle cene ad Arcore, già mi metteva in prima pagina fede indagato. Ma Berlusconi l'hai sentito in queste ore? Chi? Berlusconi. Beh, sono sincero, stamane la persona che mi ha telefonato con, sì, grande affetto, e, sì, soprattutto quando io ho detto, Presidente, spero che tu, ma tu sei pazzo, vuoi che io creda una cosa che succede? Si capisce a lontano un miglio che è un bluff, che non è che non e è che bene. Ti ha consigliato di fare? Dire agli avvocati di andare giù a testa bassa. Di essere durissimo, durissimo. È per forza, dai, non si può. Cioè, questa volta, caro De Bortoli, ragazzi, non perdono. Caro De Bortoli, non perdono. No, io De Bortoli, guardi, giuro, questa non gliela perdono. Ma non gliela perdono doversi perseguitarlo per tutta la vita. Perché non si fa ad un uomo amico, alla mia età, e poi lui conosce anche bene la mia famiglia. Io, sì, ho due figlie, ho 5 nipoti, voglio dire, prima di fare una cosa di questo genere, ma andate a... Silvio, dove sei? Scusa, io ho pulsa. Pulsa. Vedi come pulsa qui sopra. Sembrava la sagoma della Madonna che apriva le braccia e le chiudeva con il suo mantello blu. Ed era bellissima, aveva una luce splendida. Io chiederei a tutti coloro che credono che pregare possa aiutare se non altro a mandare dell'energia bella, dell'energia... Avevo promesso una sorpresa ed ecco qui la sorpresa. Mi presento alla partenza della gara dei 21 chilometri. Ciao. È una competizione, una gara che non ho mai fatto, ma in questi mesi d'inverno mi sono allenato molto molto intensamente, mi sento in forma e quindi voglio cimentarmi su una distanza diversa. 21 chilometri, la mezza maratona, vediamo come va. O politici e tecnici assieme riescono a convincere il paese,
ho sotto la pelle del paese, ce n'è abbastanza per prendere a cazzotti sia i politici sia i tecnici. Questa allora che i poteri televisivi, chi con gaudio, chi con amarezza, imprimeranno nella memoria le 20:58 del 28 marzo 2012, perché è l'ora in cui il TGCOM di casa Mediaset annuncia, bruciando tutti, l'inannunciabile. Emilio Fede lascia Mediaset, anzi, per la precisazione, Mediaset caccia Emilio Fede. E voglio, e ti voglio, sulla te, e bocca tu stai qua, tu saccia caccia fa, si daccia fa, senti che sta canzone quando tu passavi stu guaglione, sul tanto nanna fa, dicendo piano piano, dicendo doce doce. L'avete potuto leggere, è la notizia della nostra ultima ora. Emilio Fede lascia l'azienda. C'è un comunicato dell'azienda che dice: Giovanni Toti è il nuovo direttore designato del TG4. Mediaset ringrazia Emilio Fede. In una logica di rinnovamento editoriale della testata, cambia la direzione del TG4. Dopo una trattativa per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non approdata a buon fine, Emilio Fede lascia l'azienda. Mediaset lo ringrazia per il lavoro svolto in tanti anni di collaborazione e per il contributo assicurato alla nascita dell'informazione del gruppo. Ah, senta, le dico subito, sono ad Agrigento e sono ad un matrimonio. Ecco, Silvia? Peppito era il mio vita. Mi dicono che in questo momento c'è in collegamento, ci ha chiamato un pilota americano? Spero parli italiano. Pronto? Con chi vuoi parlare? Io? Sì. Ah, scusate. Cosa? Gabriella? Gabriella? Perché a Bellini sì e a Cocciolone no? Silvia? Chi c'è? Silvia? Silvia? Personalmente io sono contro i pentiti, come dire, non li apprezzo, vorrei dire li disprezzo. È una vicenda sulla quale si potrebbe discutere a lungo, molto a lungo. È una vicenda sulla quale forse è meglio non discutere. No, sì, no. Ci collegheremo con l'istruttoria di Giuliano Ferrara. O Ferrara si collegherà con Studio Aperto lo stesso. Perché a Bellini sì, a Cocciolone no? È confermato? No. Voglino? Voglino? Stanco, vestito così a male. E abbiamo Israele, no? Non è che ci si possa parlare con Dimizio in Turchia. Provato? No. Ci sono forse... Sentiamo che cosa adesso avviene, le ultime notizie, collegandoci con... chi c'è? Giorgerini? Sì, allora con Silvia Kramer. Prima... Dunque stamane non si sa esattamente a che ora né si potrà saperlo e né forse è eccessivamente importante. Non ho capito. Gli esodati chi sono? Sono esattamente quelle persone che scivono verso il lavoro e quindi dovrebbero andare via. Passaglielo a quegli stronzi di Striscia Notizia, questo glielo puoi passare. Sì, sì, no, ma firmato Emilio Fede. La satira, cari amici di Striscia la Notizia, va pensata. Ci vuole intelligenza, come fa Blob. Come fa Avanzi? Farla così, troppo facile. Ripeto, ricomincio. Cari amici di Striscia la Notizia, la satira è una cosa troppo intelligente per voi. Cioè, perché registrare di nascosto, so come dire, Avanzi, Tunnel, Blob, sono pensati. E fare questo è facile. È come mettere la telecamera nella toilette dove normalmente abitate e registrare non le voci, che non avete, i vostri rumori. Addio, signor comandante. Dio lo benedica e non ricordiamo di mucho. Presidente, un'ultima cosa. Lei si sente imbarazzato, si è sentito imbarazzato dall'eccesso di zelo di Emilio Fede perché diceva che non è stato lei a richiederlo. Guardi, io le devo dire con sincerità assoluta che io voglio molto bene ad Emilio Fede, che l'ho pregato numerose volte di dedicare al Presidente del Consiglio minore spazio e minore attenzione, che è uno dei pochi obiettivi che mi sono posto in cui sono fallito.
capite, votando voi la maggioranza e questa maggioranza, da chi ci avete difeso? Dire che siano questi nipotini di Stalin o nipotini di Mussolini, nipotini del fascismo, e offendere sia Mussolini sia Stalin, perché personaggi, giornalisti, che vanno ad una conferenza stampa per procurarsi una garanzia che in futuro qualcuno possa licenziare Emilio Fede. E di questo parleremo più avanti, però riflettendo insieme per dire come sarebbe grave che qualcuno si possa assumere la responsabilità di portare questo paese alla crisi, che di tutto ha bisogno fuorché di crisi, al di là degli aggiustamenti, del sistemare le cose come devono essere sistemate, ma portare il paese alla crisi, ve le immaginate che cosa può rappresentare? Un atto di incoscienza da qualunque parte soggiunga. Allora, il nostro futuro, vi garantisco, se qualcuno non troverà il modo di difenderci, non è certamente dei più sereni. Silvio Berlusconi ha vinto la sua battaglia. Consentitemi di dire che l'ha vinta con grande coraggio, che l'ha vinta quasi contro tutto e quasi contro tutti. Perché? Perché l'ha vinta contro la gran parte della stampa, la gran parte dell'informazione radio-televisiva. E l'ha vinta anche contro molti che gli consigliavano, in amicizia, di non fare questo passo. Io credo di non svelare nulla di particolare, dicendo che ho ricevuto oggi da lui una telefonata, nel momento in cui stava partendo per Roma, per raccogliere questo successo strameritato. Una telefonata, io mi permetto di dire, da amico ad amico. Della quale telefonata Silvio Berlusconi mi diceva: speriamo di poter cominciare a lavorare subito, al più presto, per ridare fiducia al Paese, per dare al Paese un governo stabile, per poter mantenere le promesse che abbiamo fatto. Io vi posso garantire, ormai che le urne sono chiuse, ormai che il voto è dato, che tutto quello che vi dico è la sacrosanta verità. E c'è un punto di tristezza, me lo dovete consentire. Parlava già da politico e già si creava una separazione di fatto fra lui che è stato il mio editore ed io che sono il direttore di una testata della sua informazione, che qui per 5 anni ho potuto lavorare in piena libertà. Non c'è una cosa contro Berlusconi? Una? Guarda. Sì. Au. Io ti vedo brutto, sapete che potresti avere un collasso dopo. No, te la dico perché ti riguarda. Sì. Mi riguarda? Sì, no, riguarda te. E gliel'ho detto anche al telefono. Sì. Gli ho detto: scusa, ho sentito da Funari che è stata a cena da te in questi giorni. E abbi pazienza. E questo... a me no. Quando si fa sera, siamo ancora qui, noi due, noi soli. Dottor Berlusconi. Eccomi, buonasera, ciao Emilio. Ciao Presidente, no, ex Presidente, no, Presidente, non lo so, va bene. Nel cuore della notte arrivi a Prodi anche al TG4. Sì, che meritava un approdo prima di tutti gli altri e quindi mi scuso molto, mi sento colpevole. Dominique, che con la sua semplicità lavora in povertà, va dovunque con suo amor per parlare del Signore, per parlare del Signore. Attraverso mari e monti predicando se ne va, attraverso mari e monti predicando la bontà. Che ti porterà la Befana? Niente, non lo vuol dire. Come? Perché ancora non lo sa quello che gli porta, no? È a sorpresa. Aspetta, un momento. La signora Maria Rosaria Manieri, segretaria socialista, senatrice segretaria socialista, ecco, siamo dispiaciuti. Noi potevamo pensare che l'accostamento alle segretarie potesse in qualche modo offendere la senatrice segretaria socialista, segretaria Maria Rosaria Manieri. Comunque, ecco qua la rettifica
dovuta era una senatrice e segretaria, Maria Rosaria Manieri, segretaria socialista del Senato, del presidente, della segretaria. Va bene, comunque insomma avete capito. È pronta, l'avete visto correre nei titoli, l'edizione straordinaria di Studio Aperto diretto da Emilio Fede, al quale diamo immediatamente la linea. Cocciolone, guardate belle gambe là, se che se. Quali gambe? Maurizio. Mi sembra. Questo è l'angolo del direttore, l'angolo nel quale Emilio Fede, quindi io, esprime la propria opinione. Che bella topa. Io sei allibito. No. Sono, come si dice in italiano? Sorpreso, allibito, sconcertato. Deluso. Deluso. Non mi veniva il termine, deluso. No, deluso perché... Perché sono deluso? Da sì. Oggi lei è licenziato. Ma io faccio uno spot di me stesso, oramai da anni. Mi dicono che in questo momento c'è in collegamento, ci ha chiamato un pilota americano. Spero parli italiano. Pronto? Io non voglio rivelare un segreto tra me e Fede, ma se Fede lì può dire che le uniche telefonate che ha ricevuto negli ultimi mesi Fede da me fa già di sì con la testa, a prescindere. Erano diciamo. Soltanto telefonate con cui lo pregavo caldamente di non darmi spazio. Cosa c'è? Sì, ecco, Walter, c'è Berlusconi in linea che chiede di intervenire. Avanti. Pronto? 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 Allora? Pronto? Sì, pronto? Forse è caduta la linea. Allora, passiamo ora un attimo, un servizio, scusa, ditemelo, pronto? E le prossime mosse saranno quello di incontrarci. Che è successo? Stiamo ripassando tutto, di programma. Quindi per concludere. Potremmo, credo, collegarci, ecco, un attimo, no, per cortesia, un attimo solo, per favore, un secondo, per gentilezza. Voi mi mancherete sicuramente, un po' spero di mancarvi anch'io. Sono 23 anni che io conduco e dirigo questo telegiornale, nel massimo della libertà, dell'obiettività, in un'azienda che mi ha molto amato ed è stata da me e resterà sempre molto, molto amata. Che cosa vuol dire? Che ci sarà altri bravissimi colleghi che condurranno il telegiornale, un altro bravo collega che lo dirige, però non è escluso, anzi, che io qualche volta torno a parlare, torno a dirvi che io ci sono, perché ci sarò, ci sarò perché ci sono stato per tanti anni. C'è un momento in cui l'azienda, giustamente, volendo ristrutturare e rendere un po' più giovane, quello che alla mia età, io mi sento giovanissimo, deve un attimo farsi da parte, cioè in che senso? Nel tentare di aiutare gli altri a crescere. Non vado oltre e non ho scritto niente, perché poi mi capiterebbe di commuovermi, e voi di commuovervi. Voglio dirvi grazie, voglio dirvi, ripeto, non è un addio, è soltanto un arrivederci e buona serata su Rete 4. Grazie.